Ieri, al Teatro Alighieri, si è svolta l'Assemblea di Confindustria, una nuova sfida per il futuro. All'Assemblea sono intervenuti il Presidente della Camera, Gianfranco Fini, e il Vicepresidente di Confindustria, Cesare Trevisani. Assemblea Generale 2010 a Ravenna, qual è il quadro della situazione? A livello nazionale o a livello locale? A livello nazionale direi che siamo su una situazione di attesa delle decisioni sulla modifiche alla manovra che il Presidente del Consiglio e il Ministro Tremonti hanno assicurato a Confindustria su quelli che ritenevamo dei punti essenziali, a partire dalla modifica dell'articolo 45 sulle fonti rinnovabili al tema della fiscalità, eccetera. Riteniamo che su questi temi sia il Presidente del Consiglio che il Ministro hanno dato assicurazioni, quindi abbiamo la massima fiducia che le cose vadano avanti. La manovra è assolutamente indispensabile, improrogabile, e quindi occorre che tutti lavoriamo perché questa manovra abbia efficacia immediatamente. Territori come quello di Ravenna, caratterizzati in primo luogo dalla presenza di consolidati asset produttivi, e penso ovviamente in particolar modo al porto e al polo chimico, che richiedono però di essere oggi sostenuti da politiche capaci di potenziarne i vantaggi competitivi, la capacità di trasformazione. Presidente, una nuova sfida per il futuro. Questa sfida è partita, sta partendo, a che punto è? Direi che la sfida in Confindustria Ravenna è partita ancora alla fine del 2008, quando non era ancora conclamata la crisi. È partita col progetto Ravenna 2030, il futuro è adesso, quindi noi ci siamo già portati verso il 2030, per cui pensando che c'era comunque da rinnovare tutto ciò che era impresa, che era Confindustria, che era il nostro mondo, siamo partiti in anticipo, ma chiaramente stiamo andando avanti prendendo al volo anche la crisi, che era meglio se non fosse venuta, ma purtroppo l'abbiamo dovuta subire. Si parla spesso dello snellire le pratiche burocratiche, soprattutto per quello che riguarda le aziende del Ravennate. A che punto è questa situazione? Ma direi che noi nel Ravennate siamo abbastanza fortunati, perché non siamo fra coloro che soffrono di più la pesantezza della burocrazia. Certamente in certi casi ci sono degli adempimenti che non dipendono molte volte neanche dalla nostra amministrazione, ma dipendono da amministrazioni centralizzate, per cui a volte per avere una pratica ci sono dei tempi infiniti. Voi sapete che io sono acerrimo nemico della burocrazia, per cui voi non fate altro che alzarmi la palla in questo settore. Chiaramente io sono sempre nemico e spero che i nostri amministratori ci diano una mano a snellire il più rapidamente possibile.